Fantasmi a Roma ritorna per una serata unica al Teatro Olimpico appunto di Roma, una one shot. È una favola eterna, parla dei valori come l'amore, la vita, la morte, il passato che va onorato per avere un futuro. Una trasposizione teatrale di un film che era già molto teatrale di per sé. I set, la maniera in cui si recitava era profondamente teatrale. Questa forma concertistica che poi, come vedrete, ha poco del concerto canonico perché è sempre un evento fantasmagorico. Abbiamo avuto il privilegio di un grande amico come Giampiero Ingrassia, che ha accettato di salire su questo carro dei Tespi e interpretare il ruolo del narratore. Erano tempi di trasformazione e rinnovamento in cui il boom economico confortava soluzioni e fantasie. Quasi non esisteva il traffico, il Tevere era balneabile e nessuna promessa pareva eccessiva. Fantasmi a Roma è una cosa strana. Perché tu sei Annibale, sei il protagonista. No, non sono il protagonista. Uno dei protagonisti. Sono uno dei personaggi nei quali io mi sono intromesso. Scusa, ma il tuo ruolo nel film? È stato interpretato da un grandissimo attore. Edoardo De Filippo. Però nel film Edoardo era Edoardo. Sei Carlo Reali. Nella commedia Carlo Reali è molto, molto poco. Questa versione ha delle musiche stupende create da Massimo Sigillò, che è, diciamo, è il valore in più aggiunto a questo bellissimo spettacolo, a questo testo che già parla di amore, parla di amore oltre poi i confini umani, no? I confini della morte. Nel film Regina era un piccolo personaggio, era una nota di colore, era la matta cenciosa del paese. A quanto pare poi esisteva davvero una regina, una vagabonda di nome Regina che faceva telefonate senza gettoni chiamando pronto, sono la regina, entrava nei bar, la conoscevano al centro, entrava, non metteva il gettone, alzava la cornetta e cominciava pronto, sono la regina, sto aspettando il mio cocchio, ancora non mi siete venuti a prendere. Quindi era diventata appunto una leggenda metropolitana, come diremmo oggi. E quindi mi piaceva portare questa atmosfera un po' anche circense, se vogliamo. Questa vagabonda comunque ha un suo passato di attrice, un suo passato di gloria che poi è andato in fumo ed è rimasta regina. Il fascino delle donne letterate, niente più eccitante della cultura, sai? Conoscevo una bellissima filosofa, altera, aristocratica. Un giorno mi attardai nel suo studio dicendole che un dubbio cartesiano mi attanagliava. Il mio ruolo è quello di Reginaldo Roviano, che è un principe del Settecento, è un principe, è un Don Giovanni vero e proprio del Settecento, che cerca un po' di fare la corte a tutte le donne viventi e non, e ha questo rapporto così di amore e odio con Flora, che è interpretata da Renata Fusco. Siamo 30 persone in scena, quindi ci sono gli strumenti dal vivo, ci sono i musicisti, ci sono 8 performer che ci fanno da coro straordinari, 14, insomma siamo più di 30 persone. La pagliata, la cipolla strascicata, lo storione pulito tagliata. Voi mi scredete? Beh, è un grande onore poter interpretare la parte che fu di Vittorio Gassman. L'abbiamo caratterizzato con un dialetto, con uno dei tanti dialetti italiani, uno dei più comici direi, quello marchigiano, perché io sono marchigiano e quindi Fabrizio Angelini, regista, ha voluto che io caratterizzassi il personaggio con il mio dialetto. Quanto
pare questa sera ci sarà con noi Ettore Scola, che è uno degli autori del film, quindi è un grande grande onore da parte nostra. Siamo messi insieme, abbiamo fatto gruppo, abbiamo fatto forza e stiamo cercando di portare questo progetto italiano in toto e di cercare di portarlo in più piazze possibile. Sicuramente dopo questa data ci saranno delle novità e rimanete sintonizzati, rimanete con noi perché Fantasmi a Roma tornano a farvi compagnia e voi venite a fare compagnia a noi. Torneranno molto presto, ci auguriamo con la primavera, i Fantasmi in una loro casa. Qui a Roma, dove potrete ammirare il nostro spettacolo nella sua forma integrale.